è come un gioco, girare sì, andar con l'auto via da qui. Oh! Ehi Peppe, che cosa fai? Va tutto bene? Quest'auto mi ha lasciato di nuovo a piedi. È giunto il momento di cambiarla, Zenon. No, non posso cambiare quest'auto, è molto rara. Peppe, non producono più auto robuste come questa. Guarda, guarda. Se continua a smontarsi, non arriveremo in tempo alla festa e non potrai suonare la chitarra. Quella festa non potrà iniziare finché non arrivo io con la mia chitarra. O cantiamo o ripariamo la macchina. Su, Peppe, solleva l'auto così riesco a montare tutte le ruote. Come desideri, padroncino. Quando dico ora, Peppe, ora! Dai, Peppe, forza! Le mie ruote! Quello di cui avevo bisogno, un piccolo picchio. Potrebbe aiutarci a creare delle ruote. È magnifico! E come solleveremo la macchina? Con questo crick! Ancora, Peppe! Dai, ancora di più! Ancora di più! Sì, ancora di più! E ora? Non arriverò mai in tempo alla festa! Ora dobbiamo mettere questo sopra questo! Lola! Forza, Lola! Continuare! L'auto del mio nonnino! L'auto del mio nonnino! Andiamo alla festa! Abbiamo finito la benzina! Non ce la faremo ad andare! Peperone! Peperone! Bartolito dice che siamo arrivati tardi! Non è mai troppo tardi per cantare! Miau, l'auto e clacson suona! Beh, è sempre divertente! Saluta pure tutti! Quack, la festa ci sarà! Bartolito! Pensi che sia divertente confondere il mio piccolino? Sì, voglio dire, no, non è divertente, no, oh. Ciao! Vuoi giocare con me, Pulcino? Sì! Dove stai, Peppe? Qui, sotto il secchio! Dai, Lito, vieni a giocare o no? Dove sei, Peppe? Che meraviglia avere il gallo pinto che ci difende, vero? È vero, esatto! Hai detto proprio bene, noi siamo al sicuro! Perché se arriva il lupo, il gallo pinto lo vedrà per primo e ci avviserà con il suo bel verso che fa chicchiricchi! Chicchiricchi? Questo è il verso di un lupo! Ma Pinto! Quello che ho sentito sembra l'ululato di un lupo! Sì, è un lupo! Ma perché non lo vedi? Perché lo sento, però non lo vedo! Allora, che cosa succede qui? Ho sentito il lupo ululare, per caso, nelle vicinanze? Gallo Pinto, come mai non hai visto il lupo se sentiamo chiaramente il suo verso? L'ho sentito di nuovo! Dov'è Gallo Pinto?
Pinto, come al solito sei un gallo molto distratto. Pinto, torna al pollaio e continua a badare alle uova. Non ci posso credere. Apri la porta! Che sto bussando così forte? Zenon! Cosa c'è che non va, Bartolito? Non capisco! Che? Bartolito dice che il lupo lo stava seguendo! Ah, davvero? Era per caso lo stesso lupo invisibile che spaventava tutti i vitelli e le galline? Ah no? Ne sei sicuro? Ti sei proprio meritato lo spavento! Non dovresti scherzare con Pinto! Prrr! Ci avverte se arriva il lupo! Prrr! Oggi è sabato, Peperone. Non devi svegliarmi così presto. Cosa vuoi ancora? Leggi questo foglio. E questo cos'è? Concorso ippico si svolge questa domenica. Dimmi, vuoi partecipare a questo concorso? Sei sicuro? D'accordo, puoi partecipare. Vuoi che legga questo? Tutti i cavalli devono partecipare con un fantino. Vuoi che sia il tuo fantino? Però io oggi volevo suonare la chitarra. Ma sì, dai, andiamo ad allenarci. Dunque, qui nel regolamento c'è scritto che una delle gare sarà il volteggio. Ah, ho capito! Forza, Peperone! Possiamo andare più veloci? Stai attento, Zenon! Non essere così fiducioso! Non preoccuparti, amico mio! E tu devi galoppare più veloce se vuoi vincere. Ho avuto una grande idea. Posso allenarlo e suonare la mia chitarra. Ah, secondo me è scordata. Forse ora si è accordata. Peperone, vuoi vincere la gara? Allora dovrai saltare attraverso gli ostacoli che ho piazzato per te. Voi altri non muovetevi! È così forte ed elegante! Ehi, guardatemi! Anch'io posso saltare come un cavallo! Un Bartolito, due Bartolito, tre Bartolito! Penso che il cavallo di Zenon sia molto stanco! Sei sicuro? Io credo che stia bene! Sicuro di quello che dici? Sì, stancamente bene! Ancora presto, io sono molto stanco. Non ce la faremo mai a vincere la gara. La gara di cavalli sta per iniziare. Che grande spettacolo, ci sono degli ottimi fantini. Attenzione, il cavallo Peperone è entrato in gara. Il suo fantino se non sembra addormentato. Questa competizione è piena di sorprese. Forza, Zenon! E ora la gara finale, iniziamo per loro. Che è successo? Ho dormito così tanto! Peperone, dobbiamo andare alla gara! E il vincitore è il cavallo Peperone! Facciamo un applauso al suo fantino, Zenon! È il giorno più felice della mia vita!